Bene, il 106, ragazzi. Stasera proveremo a fare qualcosa, 100%, però me lo sono portato a casa, raga. Dai, oh, è già qualcosa. Assoluto totale. Ripropongo la domanda. Dario, quanto è stato il tuo record sveglio in live? Ok, è diventato il team 1000. Ok, Edoardo, quanto è stato il tuo record? 24 e qualcosa. Ah, ok. Molto, non ho fatte 30, cazzo. Sì, però stavo malissimo. Sì, per quello. Però se superi una certa... cioè c'è una fase in cui ti viene un sonno, sì, della madonna. E poi se superi quello sei tutto boh. Sì. Dai, entri tipo boh. Sì, entri in boh. Si sa che cazzo. Perché la prima fase è quella che deve, dove devi andare a letto effettivamente. Quindi se la salti dice vabbè, il cervello dice vabbè, non ci vanno. Ok, allora resta sveglio, merda. Ma io, cioè... se lo guardano. Assunto. Lei inizia a rischiare l'infarto. No, ma infatti dovresti tipo bere, mangiare sano, pulito, non merda. Cosa significa? Male. Che non devi mangiare roba pesante, magari verdure. E così. No, ti esplode il cuore. Mangiami lo sgrodo. Quello è sano. Cosa ne pensi di Pierluigi Pardo che gioca a FIFA? Non l'ho mai visto. Ah, ho letto non so dove. Uno ha scritto un po' che lui ha parlato di Twitch su DAZN. Grande. Grande. Si è spammato su DAZN, ma è un grande. Ah, perché lui gioca su Twitch? Da gratis. Sì. Ah, no, non lo sapevo. Chiamalo a commentare le vostre partite. Ecco, gli altri ha già fatto qualcosa con Ron, mi pare. Commentare Dario che gioca a Crash. Moncas. Guardate i loli che sono. Le loli. Sono vestite tutte quante a chitarra. Ah, sono quelle su cui ti fai le seghe. Sì, una delle tante cose. Dio. Guarda che cazzo dici. Cosa? No, che cazzo dici, non sono quelle. Dada, non hai capito un cazzo. Dada, non sono questo. Ma tu leggi ogni cazzo di singolo porco dio di commento? Certo, mi diverto. Non mi annoierò. Adesso vado a leggere le definizioni di loli perché sennò spacco il monitor.
Ah, ok, dobbiamo dissociarsi. Dissociarci. Perché? Mi dissocio. Tantissimo. Ma proprio tantissimo. Perché? Perché sono minorenni, ma di brutto. Mi dissocio. Allora, ma io che cazzo c'entro? Sei tu che ti ci segui sopra. Ma io so, beh, avevo capito male. Mi sono confuso. Oh mio Dio, che ho letto. Cose bruttissime. E sei tu? Non sono io. Io non ho fatto niente, signori di Twitch. Ma ho capito, ma avevo capito male. È un misunderstanding. Possible. Ci sono misunderstandings. Misunderstanding. Come va Dario? Vai, fatta. L'ha fatta. Prodo. Senza morire. Sì. Mamma di quasi 50 anni. Cioè, cioè veramente, le emoji con le lacrime. Ma ha chiarito sta storia tipo 6.000 mesi fa. Ma cosa dice, eh? Cioè, sti commenti proprio provocatori apposta solo per rompere i coglioni. Mamma mia, ma come si fa a vivere internet ancora sia la Daily Mail nel 2020? C'è da diventarci veramente. Comunque si è buggato. No, ora non. No, non più. Stava saltando come se fosse sulla superficie della scivolosa. Che strano. Mamma mia, ragazzi, come si fa? Vabbè, oh, contento lui. Vai. Poi, povero trono, cioè, se l'ho deluso, legittimissimo, cioè, come pensiero. Però è una storia di 20 anni fa. Ma poi trono in chat, non me ne sono mica accorto. Aspetta, grazie Ambro per l'euro, grazie mille tesoro. Comunque, trono, se sei in chat, ti abbraccio forte. Quando posso, torno a Roma per una seratina delle nostre. Ok. Dario, per risolvere col salto prova a soffiare sul joypad. Ok. No, ma ora è a posto. Il problema è che prima si era buggato male. Peccato perché forse ce l'avrei fatta arrivare in fondo, ma era incontrollabile, povero crescino. Cioè. Cioè, dei salti sì, come se fosse su questa superficie del cazzo. Ma Dada e Massa ci sono ancora? Sì. Trono del muori merda. No. Dada, che cazzo mi stai mandando? Cosa hai mandato? Io povero. Senti come ride. È soddisfatto proprio. Oddio. Bravo Dario, questo era proprio un colpo da maestro. Belle ste azzate così per il meme. Una bella bionda. Sì, ma in America lasciala là, porco Dio. Vabbè Dario, però disca. Porco due, porco. No, fermo. Che coglione che sei, porca troia. Così impari a perculare Dadone. Ma di cosa stai parlando?
È lui che mi ha sfidato apertamente. Cioè, io non volevo fare proprio un cazzo. Lui ha voluto fare la smargiassata. Io pensavo fosse Crash Bandicoot come quelli vecchi. Invece, porco due. Si fa presto a dire Crash Bandicoot come quelli vecchi. Giuro, io non pensavo, non sapevo ci fosse la invertita, non sapevo ci fosse questa qua, anzi, non sapevo un cazzo, pensavo c'era le gemme classiche più altri PG, basta. Fritz Camus. O sbannalo, via, sbannalo, dai. Sbagniamo anche l'isola di Cinnamon. Mamma mia. Cosa? Hai detto che non lo sbannavi più Isola di Cinnamon. Vabbè, dai. Si vede se ha imparato. Se non ha imparato, tocca non vederlo mai più per tutta la sua intera esistenza. Poi come fai a ricordarti di Isola di Cinnamon? Che cazzo vuoi? Perché è subato tier 3 dal Masseo. Ma che cazzo dici? Non è mai passato da me. Ma col Masseo durerebbe 6 secondi forse. Era uno dei più letali dell'isola di Sinnoh. Proprio insopportabile. Mamma mia. Insopportabile. Però qui, questa è la loggia degli Edge Lord. No, fanculo. L'avrei recuperata forse, però vabbè, dai. Internet, la gente che impara. No, non è vero, su Twitch dipende. Cioè, internet è un mondo vasto, non è che c'è solo 4chan. Grazie a Manus per la Rue 3. Dario, ma perché sto sul cazzo a Dada? Boh, che dirò a lui, io non so. Sta sul cazzo. Manunzone ti sta sul cazzo? Come? Manunz? No. Ma, così dici. Non è vero. Non so di cosa stai parlando, Floki. Cosa dici? Dio, mi spieghi come hai fatto a diventare uno streamer di successo. Non so cosa, di cosa stia parlando proprio. Neanche lontano mio. Io comunque stasera potrei andarmi a vedere quel cazzo di Jojo di merda. Eh sì, magari. Jojo! Oppure potrei vedermi finalmente la quarta season di My Hero Academia. No. No. Merita più Jojo. Capito? Ma la quarta season, almeno mi apparo. Metto a paro. Io devo far cagare, però mi devo mettere a paro. Ragazzi, dai. Riproviamo per l'ennesima volta. Sì, lo so che devo guardare pure Jojo. Zitti, zitti, ragazzi.
Ok. L'hai fatta? L'ha fatta! L'hai fatta! L'ha fatta! Bravissimo! Bravissimo! Ragazzi! L'hai fatta! Non l'ha ci sto fatta. Credendo! Sì, sì, l'hai fatta, l'hai fatta! Guardate queste mani, Remix, ragazzi! Cristo, che sennò va via la luce! Guardate queste... Sì, scusa! Guardate, guardate queste mani, ragazzi! Queste mani non ce l'ho, io sono senza mani, noto! Guardate! Puzzo anche. Madonna, come puzzo di merda. Senza è più facile. Certo che lo faccio al secondo tentativo. Dopo anche al primo, ma oh. Non capisco Perry in che senso. Cioè, perché dovrebbero dire guarda sto fallito, no? Ma chi? No, perché per dire Nanni, leggendo le informazioni del tuo canale, ho visto che sei bla 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 e parli tot lingue, sei ormai arrivato famiglia e videogame. E poi dopo dice ma tutte le informazioni le hai scritte pensando alle persone che potrebbero dire guarda sto fallito che gioca ai videogiochi, ma tu li stoppi subito facendo capire che sei in gamba. Cioè, in che senso? Io credo che se una persona sta su Twitch come spettatore non credo che vada in un canale a dire guarda è fallito che gioca ai videogiochi. Cioè la maggior parte è qua per quello. Cioè, penso che venga su Twitch per un motivo. Sì, appunto. Ma poi, cioè, non credo l'abbia scritto con quello scopo lì. Insomma, sarebbe abbastanza strano. No. È una biografia, è riassuntivo. Poi bisogna sapersi un po' vende, oh. Piero. Sì. Ma quanto cazzo sai parlare veloce? Ma è vero, effettivamente parlo veloce. Però non ho mai fatto tipo corsi di dizione o chissà che. E molto spesso la gente non capisce quello che dico perché mi mangio le parole. Forse è per quello. Anche se non sono un fallito viene a mancare una dato che compro pacchettini di FIFA. Sì, pack balbetto perché cioè quando streamo solitamente non sto in condizioni mentali lucide. Cioè o lo faccio dopo lavoro o lo faccio una volta svegliata alle 6 di mattina, quindi c'è la mente prima come ora. Ci mette un po' prima di prendere le parole giuste. Difetto che ho l'essere livornese in che senso, scusa? Pensavo fosse l'unico pregio per i meme. I meme, sì.
Che poi livornese è solo di nascita alla fine, perché poi è sempre abitato con mia madre, con i genitori separati, e a casa a San Prospero, che è tipo un quarto d'ora 20 minuti da Dario, da Pontedera, tra Pontedera e Pisa. Via. Vai. Madonna. Sentito il controllo e sbattere, quindi è vittoria ancora, anche se non ci sono ancora arrivato. GG, aveva ragione. Buono cazzo. Grazie Mr. Chan Chan per l'host. Mr. Chan Chan host. Non lo so. Per sì, concludere? Non lo so, ed è mazzo. Ha trovato un mazzo giapponese, non sa capire che mazzo sia. Questo non valeva, ragazzi, è che... praticamente è colpa vostra, tecnicamente. Non valeva le autogiustificazioni. Pumax. E da lì Pumax. Ciao. L'ero pezza questo, l'ero pezza. Al tempo i video di quelli che stava facendo la reaction del Matteo me li guardavo. Sì, ma lì non c'era tanta abbondanza. Cioè, era una più che altro una cosa nostra, queste parole a caso, capito? Che si sparavano. Grazie al Pumax per l'euro. Va bene. Bene così. Città che è la top. Cosa? Ok. Bravo, la gemma utile al completamento del livello, ricordiamo. Sì, sì, sì. No, però ok. Ma è un video, gioca lui. No, è reaction. Porco due. Sale. Cosa vuol dire poi che dovrei guardare un video? Reaction di Crash alle 7 di mattina, è normale. Qui sono morto prima un torso, lo puoi vedere che vostre cazzate. Tra l'altro una reaction puntuosissima, cioè proprio. Oh! Doraemon era, guarda, uno dei pochi cartoni di stampo orientale che ho sempre guardato con piacere da piccolo. Oh, perché non so più. Associavo l'orsetto lì al Gabibbo blu. Facevo, guarda, Gabibbo blu. Vabbè.
Berlusconi. Aia, ci ha rincoglionito proprio. 4, 5. Sì, sì. Bom. Prodotto finale. Mi ricordo che non vedevo l'ora a cena che venisse fuori Striscia la Notizia, perché c'era Bonolis e Laurentiis che cantavano il Barcarolo va. Non so se te lo ricordi. Certo che me lo ricordo. E io ero proprio contento. Ero proprio contento, aspettavo proprio tutto il giorno per cantare quella canzone. Sì, lo so che non è un orsetto, ragazzi. Ho usato questo termine simile dispregiativo apposta. Ti cazza. No, la chat si incazza subito, boia. Mamma mia, oh. Potete offendere mamme, sono tutte puttane, però oh, non mi tocca il tettino blu perché Dio mia, no, nel senso. Ok. Forse tu vale sgognolo. A sgoglino blu. Ok ragazzi, dai. Come funziona qui? Facciamo così, vai. Poi? Meme? Ah, qui stronzo, Dai Dario ora. Dai Dario ora, aspetta. C'è questa scatola, non so se l'hai vista, simpaticissima. Varie scatole simpatiche. Mamma mia. Tranquillo, tranquillo. Bonus, c'è il rischio che perda anche Buda. Vai. Che non me lo ricordo il bonus. Fammi capire. Ok. Però il bonus ci può morire quanto pare. Sì, però vorrei perdere il Bugudà, capito? Sì, sì, sì. Non mi ricordo. Ok. Qui bisogna muoversi. Fatta. Allora. Buono cazzo. Si fa presto di buono. No, mi sembrava fosse questa la ruota quella con le scatole. Perché sono un po' dormienti questa affare. Ops. Tondino. Grazie tondo. Grazie tondo. Blocca. Non vedo un cazzo. Benissimo. Lo vedo. Ok, adesso con la scatola lì, aspetta. Bravo Dario. Perso un Buguda di per niente. Boh. Ma si può fare una cosa del genere? Secondo voi ragazzi? Andiamo a letto, sì, ragazzi. Ho temuto il peggio su quella ruota, mamma mia. Sì. GG. Questa la dedichiamo al Pumax. Ciao, Diego. Ciao. Ti ho riconosciuto dalla voce. Grazie. Cioè, grazie. Grazie di... Bella, Ria.
che hai mangiato? Sto ancora mangiando. Ho preso Big Mac, McToast, McNuggets da 6 e... E la cosa? Ma stai sbruccando, vero? Ok, mi stai sbruccando. Vedo dalla faccia. Lasci, ma baffanculo. Niente crispy? No, no, basta crispy, raga. Faccio l'incubo, bisogno che mi stanno a togliere i denti del giudizio. Filippino sta dalla parte opposta di Roma. Ma chi sta un culo? Chi sta l'altro qui? Ragazzi, c'ho delle notizie per il meteo. Arriverà la neve. Ma mica in pianura, oh. Mica in pianura. Sopra i mille e mille metri, dai. Oh, è tanto per essere 9 ottobre. Questa neve, no. Come non ha mai visto la neve? Mi sei secca nei cavoli che ho piantato oggi. Un dottorato in fisica nucleare, porco due. Allora scusa, quanto è incazzato. Dario ha assunto lo sguardo di Pustis. È vero, cazzo.
L'hai fatto? L'hai fatto pure questo? Vabbè. Ci mancherebbe. Figurati. Tanto. Ormai. Ma chi è Bug Lightyear? Ma chi è? Il nome Bug, Bug Lightyear. Io ti odio a morte. L'errore più grande della mia vita è stato conoscerti. Prossima volta busto il gatto sul dupo. Il gatto sul dupo? Sì, non riesco più nemmeno a parlare da quanto sono incazzato, Cristo. Per evitare denunce. Zitto. Cazzo, incazzatissimo calcolo. Sì. Io sto immaginando il gatto sul cubo. L'ho fatto per evitare denunce. Sono bellissimo quando bestemmio, Dio Cristo. Sta anche sul cazzo bestemmia così, Dio Madonna. Questo gioco te le tira fuori, Madonna. Non ho niente contro il gatto sul tubo. Non è che se uno fa una battuta c'ha qualcosa contro il gatto sul tubo. Mamma mia, raga. Vabbè.
perfezionista, 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 perfezionista. Oh, God. Sì. Sì. È insane. Sì, me l'hanno detto un po' tutti, ma dipende, eh. Secondo me sono più facili perché magari tu provi a fare proprio il tempo di Cristo, magari vorresti fare un'antichia di meno, però non lo sai. Quella è la difficoltà. Bravo, quello è vero. Però se ti abituassi alla fantasma capiresti un attimino. Ma il fantasma è tutto a puttane, abbiamo testato. Ah. È un po' una cazzata il fantasma. Oh, mo sei nato di Cristo. Sì. Però vorrei capire come si fa a prendere quel tre maledetto. Bene. Hai provato a saltare sulle casse queste qui uno e uno? Ci provo. Aspetta la piattaforma? Dopo ci provo. Ormai sono messa apposta, sicuro. Sì, eh. Scivolata prima, seconda ci arrivi senza scivolo, ovviamente. Sì, sono più fatto che for Bob. Fermo, Dario, fermo, tranquillo, tranquillo. Dai. Hai preso? Platino. Ah. Ti vorrei far vedere il tempo Toys for Bob, se ti va di vederlo. Ma scusa, so praticamente la metà del tuo tempo. Devi prendere tutte le casse del tempo e non ti devi mai fermare. Top player, Rox, vuoi essere sospeso? Per quanto? Un mese? Due? Dimmi te. L'ho fatti tutti i livelli in perfect. Tutti a 38. Flex? No, non ho detto io. Sta merda. Banna a Pepo istantaneo. Cosa scende? Cosa ha fatto povero Pepone? Oh, stavo per sbagliare. Minchia, millimetrica la precisione deve essere, porca troia. Me ne sono accorto, l'ho sbagliato. Orco due, porco. Scusate, ormai flexa le cose altrui. Vabbè. Vaffanculo che annuncia. Vabbè. No! Mamma mia, mi sono visto male a sto giro. A pelo. Sì. Io lecca culo. Ma succhiatemi il cazzo. Oh, da. Pensai, cretini. No, la nitro. Minchia, mi scordo sempre che hanno inserito nuove cose. No, madonna. Dai, quest'ultima guida me la devo tenere stretta, se no è finita. Dario.
Ecco, vai. Siamo a due, dai. Oh, porco. No. No. Fatto. Mi sono sbagliato. Beh, non sono, ho perso, però. Vaffanculo, due secondi. Ma che cazzo te frega, dai. Non lo so, sì. Combatto, però, cioè. Madonna. Rabbo. Allora, prima stavi a 1,27 quando sei arrivato a... quando sei morto. Sei 1,18. Quant'ero? 1,27 quando sei morto, quindi era tipo alla fine della... No, alla fine no. Vabbè, sì. No, lassù, lassù. Là sono andato peggio, leggermente. Ecco. Leggermente, proprio leggermente. Poi era stato peggio, davvero. Hai messato 2 secondi. Ah. Hai fatto? No. Testa di cazzo. Testa di cazzo. Una 17. Beh, GG. Pensa prima quanto avresti fatto. Avresti fatto 1,35, tiè. Dai, ora si fa, si prova a battere 1,17 per il meme. No, 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 ciao. No, no, no. GG. A sto punto va platinato, però. Scusami. Cioè, tutto, vedi, tutto al secondo se vai a diritto. I cannoni, tutto. Ganso. Cioè, l'hanno studiati anche per far tempo di platino, capito? Ok. Ma nel percorso che hai fatto ora c'è un attivabile. C'è una scatola di metallo, no, con un bluetooth schematico che attiva le casse. Di solito queste ossimi non servono a niente. Cioè non ti attivano le casse sgrognole. Dario. Mamma mia. Culo. C'era anche... No, lì no. Ok. Oh. Ah, non mi ricordo mica più sto livello. L'ho fatto tipo... Mi sembra di averlo fatto a febbraio. Cioè, quanto ho fatiato su questo gioco. Poi... Vai. E level design di questo secondo me è uno dei più belli del gioco. Beh, però a me mi stanno un po' sul cazzo i livelli con Pofnax. Asgarden. Non manca molto, anzi è quasi finito il livello. Fatto. Cos'è che bisogna fare qui? Ah sì. Yes. Preso. Ha detto Bevo, terzo tentativo. Terzo try, GG. Che cazzo di tempo poi? Vicinissimo a lui. Oh, ci sta ancora Toys for Bob. Okay. Vabbè, mi bello far ridere. Ma quello è per il meme. A spregio. Pepo Flex ha il suo tempo, 1,22, sorry. Ah no, 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 in realtà mi aveva detto quant'era il tempo di Platinum. Poverino Pepo. lo accusiamo sempre ingiustamente. 2 minuti e 7, vabbè, breve. No, ho capito il livello è questo qui. Porco. Annuncia mia la Toys for Bob, lo sa anche lui. Enzo.
Dario, però ogni gioco ti fa incazzare è un problema. Te credo, ho giocato questi ultimi tempi a solo giochi infernali. È un po' te. A parte Nier, Nier, tranquillo. Ah, Belino, e anche persone. Ah, no. Tu, ma vaffanculo, anche te. Va bene. Quella scivolata. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che popò di buscio di culo ci ho avuto. Bene, campane di merda. Mamma mia. No, non dovevo fare questa cosa. Better man that. Chiari. Ce l'ha fatta, oh. L'ho fatta. Dai cazzo. 49-46, fie. Sono, dai cazzo. Sono sceso sotto il tempo di Vikings. Vikings, manzo. Oggi assaggia la cappella. No, no, lo provoco perché sennò poi si rimette su Crash e droppa palle. Scherzo, Vikings, scherzo, scherzo. Sto scherzando, sto scherzando. Scherzo, non ti... è un bel gioco. È un bellissimo gioco. Giocaci perché è importante che tu sviluppi l'expertise. Mamma mia, che cazzo hanno fatto con questo gioco di merda, porca troia. Io non ce la faccio a aspettare la conferenza dell'Apple. Hanno rotto il cazzo. Con due, altri tre giorni. Che palle. Magari anni. Tanto non ci arrivano alla conferenza. Non ci arrivano alla conferenza. Con l'iPhone tutto flipposo, fighissimo. Sì, sì, tanto non ci arrivano alla conferenza, Dio. Madonna. Cazzo di entalo. Un terrorista. Mannaggia loro, signore maledetto Cristo, merda umana. Sarà sempre uguale. Ah, dai, magari qualche cosa l'hanno fatta. La Samsung ha tirato fuori tutta quella roba flippante là. Pare che non fanno un Apple. Sì, un Apple, un iPhone tutto sgrodoloso. Sì, sì, nel P. Io, raga, ma io non ho capito, ma davvero fa tutta la differenza sto refresh rate? Perché ce l'ho sempre nel 2XL che c'era il 60 Hz, no? Visto che molti impazziscono per i 120 Hz. Che cazzo cambia?
Ma perché c'è quel ghost? Cioè, io non capisco. Non lo voglio, tra i coglioni il ghost. Mi dà fastidio. Hz ti cambia la vita. Ma no, ma sul telefono, non sul monitor del PC. Cazzo, avete capito? Beh, è un gamer che manco sa. Ma lo so cos'è! Ma sul telefono dico che cosa cazzo mi cambia! Sul PC io non riesco a vivere sotto i 144 Hz. Buoni. Beh, vabbè, single player sì. Ma i giochi tipo un po' competitivi no. Dario, ce ne avevi già due, coglione. Ah, non te la mette la maschera quando sei sopra sto coso? No, la terza maschera no. Ma perché? Ma che merda, però. Ma anche nell'originale era così. Io direi da un addetto sparato, ma che c'è due maschere. Yeah. What? Fatto? Sì. Grande, la mia cacata ha portato fortuna. GG. E voi vicino a quell'altro tempo. Fuori un'altra, ragazzi, mamma mia. No, se divento come Data mi ammazzo, dice Sasuma no Koshi. Ma magari ti garberebbe diventare come Dada, fallito. No, nel senso. Fallito come Dada, intendi? Che poi, poveraccio, Susumu Nakoshi è un abbonato storico, scusami Susumu, però le buttate poi. Ah, ma alcuni mi odiano. No, ma va, ci sta. Ma va. Flame gratuito. Sempre divertente. Male, cioè. Va bene, dai. No, non mi ammazzare, ti prego, gioco, grazie. È sculato duro qui, sì. Ragazzi, ho capito, mi abbona a Matteo HS. Boè. 25, sei 2 secondi in vantaggio al migliore che hai fatto. Quindi devi recuperare altri 3 secondi. L'altro forziere di livello 4. Piero? Ah, perché c'è il tuo fantasmino? Ma che ne so. Lascialo fare, si diverte. È buggato comunque. Nel menu è no, però lui dice sì. E quindi sì, basta. Però sembra che sia più avanti di te. Ma che ne so, ma se non c'ho più voglia, se lo giuro. Diccelo al turbino, però, eh. Sì, e vabbè, il turbino. Ho perso il coso. Catroia, ho perso la cassa. Pezzo OPS. La cosa bella di Tata è che non capisce gli insulti. Cosa c'è di capire gli insulti? Cosa vuol dire? Succhiatemi il cazzo, succhiatemi il cazzo, succhiatemi il cazzo. Oh oh. Dai, ho turbato anche male, cioè, ragazzi. La faccio così. Quant'era? Oh, ce l'ha fatta! Polar, guardami, è finita. Polar, anzi, aggiungo, mezzi di trasporto, è finita. Motoscafi, alieni, Polar, è finita. Basta. Addio, per sempre, pezzi di merda.
Ecco. Arco 2. Ma in realtà Kaia comba lo posso usare come support, è buonissimo. Non è che devo imparare a farlo. Vinci. Vado a fare il preordine di Cyberpunk 2077. Oggi hanno detto che preordinando ti daranno una protesi meccanica per tosare le pecore. Tutta sta cosa elaboratissima di sta cazzata. No. Oh, non l'avevo viste le piante, vaffanculo. Mario, però, cioè, basta, Crash, chiudi la live e guarda Logan Paul, basta, cioè. Sì, sì, ora guardo. Sono qui che lo aspetto con... Ah, non mi fa bestemmiare, dai. Ma perché? Madonna. Sono nemmeno quanto ho fatto, sono ridotto, sono niente. Presa, vabbè. Andiamo avanti. E poi quanto fatta? Ho preso? Sì, sì. Oh, GG. GG. Dio Cristo, Dio. Basta, basta, ora basta.
Morì. Vai, a posto, fanculo. Troppo fatto male, dai. Troppo impreciso e... loro vogliono una precisione millimetrica per questa roba qua, non è che si può... Cioè, se te mi dai dei mezzi imprecisi è un casino. Vabbè. Tre minuti e 33 secondi il platino per la precisione. Grazie, ragazzi. Dai, dai, dai. Coraggio, ragazzi. Adesso sono carico. Forza. Vabbè. Ma raga, Dario, ma insomma, non è mica facile, gli fa tutto preciso e soprattutto gli becca la sincronia di tutti gli elementi a schermo perfetta, se no è pigli in culo, eh. Le mitiche prove a tempo di platino, sì. Vai! Cioè, vedete, questo intendo, questo, di questo parlo io. Ragazzi, io recupero tutto dopo, abbiate pazienza perché... Dario! Vado al 2 fiero. Godo. Va bene, Bird, grazie. Devo prendere con calma l'ultimo pezzo del traffico, ragazzi. Quello senza dubbio, guarda. E perché ho perché ho traccheggiato lì, se no il fuoco non mi prendeva. Tutto così. Ora devo stare mega attento perché non ho più margini di errore.
Mamma mia, 3 minuti e mezzo però. Ho 30 secondi. No, porco 2. Oh! No! No, non ci posso credere! 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 Giù! 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 Madonna! Per 2 secondi non battevo lì! Non battevo lì i costi, gli sviluppatori! Fiero! Madonna, fiero! Fiero! Un'ora di tentativi! Va bene. Madonna ragazzi, che precisione millimetrica ci vuole con Cortex. No. Dario. Sì, qui però, raga, cioè, spero lasci, non mai un errore perché... cioè... Ma quanto tempo ho perso? Mamma mia, se ho perso tempo qui... Però dai! Rushata così... Ci vuole nemmeno tanto. Beh dai, non ci sono molte differenze. Parte ste nitro stronze. Guarda, guarda, guarda. Sì, vabbè. Ok, queste sono delle differenze effettivamente da non prendere sotto campo. No! Cos'era veloce lì? Ok. Ah!
Male. Beh, dai. Perché? Perché non mi blocca l'orologio? Che stronzo! Ora muoio qua. Dai, levatevi di... Quant'era? Uno, eh? Presa, fanculo, va. Ragazzi, buonasera, ci si vede domani alle 21.45. Grazie di essere stati con me, fate un modino e grazie a tutti. Ciao, vado a prepararmi al volo. Scusate, ciao 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 ciao. Ce l'abbiamo fatta comunque, ciao 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 ciao. Giapponese. Non ce la faccio. Io sono trombato una cinese. Non ce la faccio, madonna che cazzo. È inutile che fai il ceddone, non gliene frega un cazzo a nessuno. Anche lo giapponese.
IV o D, dice il Cerbero. Ti hanno corretto, Nan. Il V o D? Cosa ho detto? Il VOD? No, vabbè, te detto, ma è uguale, detto, mamma mia. Penso volessero il VOD. Suppongo. Beh, VOD è inglese, no? Sì, ma è inutile che fai flex il tuo inglese da australiano. VOD? I campagnoli dell'Inghilterra colonizzata, proprio. Colonizzatrice. Asgo e mai. KFC o KFC? KFC. E dici Nike o Nike? Macas. Nike. Dici Macas per il McDonald's. U R E no G Burger. Devo stare attento. Zitti un attimo, ragazzi, devo stare attento ora che ho fatto la magia. Fa un tempo della Madonna. Ma senti come facciamo gli imbecilli. Vai bene, quindi facci fare gli imbecilli. È proprio così, sono i 12.000 tentativi che ho fatto e mi fanno sta andando. No, no, siamo noi che facciamo i cretini, che ti fanno andare bene. Che ti distraiamo dalla tensione, capito? No, qui perdo se faccio il cretino. Ok. Ok. Vabbè. Sì, lo sto vedendo, è breve. Tutto a breve. Ma perché ti garba esplode qui? Perché ci sono tre soldi. Eh no, qui invece di spaccarlo la rotella saltavi direttamente sopra. Ma se non lo so, boh, non lo so, non mi... cioè ci sono talmente... L'hai fatto prima, perché lo ti dice? Ah, ma sei super Cazzius, ma ecco. Mamma mia, se stavo morendo super Cazzius. Madonna, se stavo morendo male. Ho rischiato grosso, ragazzacci. Ragazzacci, fai piano le parole, per favore. Cioè, ho detto un cazzo. Cioè, Data gli sta dicendo l'inferno, poco. Poverino. Troppa confidenza mi sembra tu stia prendendo, amico mio. Orco 2 muoio, è andata bene. Mamma mia. Vai, scorciato ho fatto. Quant'è il tempo, bimbi? Ma importa se caccio il Buddha. Vai dritto, mio buio. No, ragazzi, quant'è il tempo, ragazzi? Vai a dritto, zitto. Madonna, zoccola. Ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta? L'hai fatta. Possible? Cioè, la prima volta. Grande cazzo. Grande cazzo. C'è il pisello duro. L'ultima reliquia, Dadone. Ma che cazzo? Perché hai fatto questa cosa? Che sei sbagliato. Non aver preso la cassa. No, ho proprio sbagliato. Sono felice come se l'avessi platinato io, ecco. Ecco, bravo, dai, a perdere la... Sono coglione. Ricordati 3 secondi. Parte te l'avrei già fatto. Pare. Lucente, il record del mondo è 1,25. Attenzione. Prima ha perso almeno 6 secondi. No, di più. Ha fatto tutta la parte. Quella delle lame, cioè, là c'ha perso tipo, non so, 10 secondi. E cavalieri sullo scudo c'erano la N del Napoli? Non penso sia la N del Napoli. Strano, eh. Così a naso. Ditemi voi, ragazzi, come sono messo, non lo so. Poi mi sono trattenuto molto dopo anche, in un pezzo particolare. Sei 2 secondi meno di prima. Così fai il Toast for Bob. Se vai avanti così fai il Toast for Bob. Però c'è stata la volta in cui l'hai fatto tutta dritto per pezzo che hai finito a 40 secondi, quindi 6 secondi meno di ora.
No. Oh, oh, oh. Lost for Bob. Madonna. 5 secondi meno. Tipo... No, si è buggato. Si è buggato. Che vuol dire si è buggato? Si è buggato. Non ci posso credere. No. Non ci posso credere. Insomma, è Toast for Bob che indossano. No, vabbè. Che vuol dire? Te pensa che a questo tempo ci puoi togliere altri 6 secondi. Quindi hai ufficialmente il potenziale di fare il record del mondo. Sì, vabbè, ma i record del mondo tanto li vanno vediamo, a battere subito. Vediamo se me l'hanno, non conviene, vediamo se me l'hanno data. Per comunque non credo, penso si sia buggato così e vaffanculo. Veramente ho aggiornato le peg. Sei un pepega, via, entra nella live prima, invece andare a Lucy Lane per donargli e si imparla e spera che ti faccia delle poop. Allora, guarda, me l'ha data, guarda, me l'ha data, eccola lì, è da bella. Ah, ecco. Sì, sì, me l'ha data, me l'ha data. Oh, it's for Bob. Me l'ha data, me l'ha data. Vedi a non aggiornare. Vedi a non aggiornare. Vedi a non aggiornare. Ecco, l'ho platinato. Ho preso pure il Toys for Bob nell'ultimo livello. Testa di cazzo. Ragazzi, innanzitutto sono onoratissimo, ovviamente, di aver sbloccato per primo il trofeo di platino in Italia. Se davvero è così, e siamo un pochino. Siamo una manciata. Così, così dicono. Siamo una manciata di persone. E... aspetta, che c'è una scritto 27 per ora. C'è una scritto cringe, quindi bisogna magari da. Ah, ma è uno che ha scritto solo un messaggio. Sarà al fista con un altro profilo. Praticamente, grazie mille, insomma, di essere stati con me, di aver partecipato insieme a questa impresa. Sapete bene cosa dice qualunque, perché ha cancellato il messaggio, perché ha scritto tutto in maiuscolo. Ciao tizio, comunque ha scritto campione del mondo, comunque grazie tizio, grande tizio. Grazie, ciao, tizio. Speedy per i 100 people, grazie a Eva 00 Bertarelli. Sapete quanto conti per me, cresce, insomma, ci ho passato la vita, e farlo su Twitch soprattutto. Aspetta, c'è un pippolino. Fare tutta la run completa su Twitch, a parte le gemme invertite e altre poche stronzate off screen, e addirittura platinarlo insieme, insomma, è stata veramente una cosa fighissima. Grazie alla partecipazione, è l'unico gioco che ha fatto forse come il Just Chatting, una cosa mai vista. E nulla, dai, siamo tutti contenti, è andata bene. Sono veramente una combo di cose fighissime. Poi soprattutto ringrazio Dada, Masseo, Mase, Nanni, che ci sono sempre stati, hanno fatto compagnia non solo a me ma anche alla chat, e hanno permesso, insomma, nelle mie fasi più concitate di rispondere ai commenti e di avere interazione col pubblico. Grazie a te. No, grazie a te. No, grazie a voi, ragazzi. Senza di voi sarebbe stato un casino. Un cazzo. Esattamente.